Allora, fare ricerca in zone a rischio significa in primo luogo mettere e prendere in considerazione anche una situazione di rischio come quella che ha vissuto il nostro collega Giulio Regeni, appunto. Personalmente posso dire che mi sono assolutamente identificata nella situazione di Giulio, perché stare in Kurdistan come sto io significa appunto scontrarsi certe volte con delle situazioni di pericolo. Questo non vuol dire però in automatico stigmatizzare la Turchia o in questo caso stigmatizzare il Kurdistan, l'Egitto, la Tunisia e tutti questi paesi, anche perché dobbiamo ricordarci che le persone che sono prese di mira non siamo tanto noi ricercatori, ma tanto le persone del posto, quindi i professori locali, i ricercatori e le persone appunto i curdi, gli egiziani e così via. Quindi vorrei sicuramente evitare di parlare di islamofobia, di parlare di egittofobia, di kurdistanfobia e così via, ma più che altro di prendere in considerazione che appunto tutti i paesi possono essere, in tutti i paesi si possono correre delle situazioni di rischio e quindi semplicemente essere consapevoli di questo.